Buonasera e bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Ad un anno dal terremoto dell'ottobre 2016 nel centro storico di Teramo si inizia a vedere qualche cantiere operativo, ma solo per la messa in sicurezza di alcuni stabili. Per la vera ricostruzione di case e chiese si stima passeranno almeno 10 anni. È trascorso quasi un anno dal terremoto dell'ottobre 2016 e solo ora stanno partendo alcuni cantieri per la messa in sicurezza nel centro storico di Teramo. Iniziano a vedersi timide impalcature sui palazzi antichi, nei corsi principali e su qualche campanile pericolante, ma per la ricostruzione passeranno anni. Nascono nuovi cantieri in città, siamo però nella fase della messa in sicurezza. Sì, noi in questo momento stiamo andando avanti con la messa in sicurezza, stanno partendo vari cantieri sulla parte storica di Teramo e cerchiamo di scegliere progettazioni meno impattanti possibili. Ce ne sono alcuni che rimarranno per anni, invece altri cantieri dove saranno messe le famose catene, quindi sono solo dei lavori che dureranno alcune settimane, invece in altri rimarranno un pochettino più in vista dei manufatti che serviranno per mettere in sicurezza questi palazzi. E dopo la messa in sicurezza quando inizia? Sarà la vera ricostruzione? Beh, questo è basato molto dalla progettazione e dal via libera dell'ufficio della ricostruzione, basato su questo, quindi chiaramente noi chiediamo a questo ufficio appunto di valutare prima possibile queste pratiche perché si possano iniziare i veri cantieri, cioè i cantieri all'interno per far sì che le persone possano tornare prima possibile. Palazzi ma anche chiese? Sì. Abbiamo anche chiese, abbiamo anche campanili importanti, Largo Proconsole, la chiesa vicino a Largo Proconsole condiziona quel campanile, 5 famiglie che hanno case sicure ma per colpa del campanile non possono rientrare. Quindi anche lì interveniamo immediatamente perché abbiamo avuto il via libera del COR regionale, appunto perché una volta messo in sicurezza il campanile porteremo dentro queste 5 famiglie. In effetti l'ufficio regionale per la ricostruzione che opera a Teramo va parecchio rilento. È una riflessione che fanno in tanti, amministratori e tecnici, ma soprattutto i cittadini. Sono gli anziani a soffrirne di più quando pensano che loro 10 anni per vedere la propria casa ricostruita forse non possono aspettarli. Paura e sconcerto per un trasporto di materiale radioattivo partito dalla Francia e diretto ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Il trasporto, autorizzato dalla prefettura dell'Aquila, dovrebbe essere stata una simulazione, ma assenza di comunicazione agli altri enti pubblici coinvolti e alla popolazione ha fatto scattare un'esposta alla procura da parte delle associazioni ambientaliste. Torna la paura per la sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, 700.000 abruzzesi interessati e soprattutto spaventati dalla notizia dell'arrivo di un carico di materiale radioattivo proveniente dalla Francia e diretto ai laboratori di fisica nucleare. Trasporto autorizzato dalla prefettura dell'Aquila, una simulazione in bianco, hanno precisato, di un contenitore decontaminato, ma che preclude al futuro utilizzo di sostanze pericolose in luoghi troppo vicini alle captazioni idriche e non ancora perfettamente impermeabilizzati. Si mobilitano così le associazioni ambientaliste e scatta un esposto alla procura per rischio radioattivo. Ci sarà una simulazione di un trasporto di materiale radioattivo che dovrebbe essere utilizzato per esperimenti all'interno del laboratorio. Già questa cosa ci ha posto seriamente in allarme e in forte imbarazzo. Primo, perché nessuno aveva conoscenza reale di quello che sarebbe accaduto oggi, di quello che accadeva nella giornata di ieri. E questo già è un primo problema, c'è un protocollo che è stato realizzato e quindi tutti gli enti dovrebbero essere informati e dovrebbero, come dire, informare perfettamente i cittadini per non creare situazioni anche di panico, di incertezze, di poca informazione. E l'altra domanda che ci poniamo è, noi ci siamo lasciati nella città di Teramo con i confronti vari, con gli enti che si sono occupati del problema dell'acqua, con una serie di azioni e di impegni. E innanzitutto il laboratorio dovrebbe fare simulazioni per portare fuori dal laboratorio sostanze pericolose, non per portarne altre all'interno. Ci poniamo il problema del fatto che all'interno delle gallerie, sappiamo benissimo dalla relazione finale del commissario Balducci, che non sono state impermeabilizzate. Quindi se è proibito il passaggio
passaggio di determinati camion che portano sostanze pericolose, non capiamo come sia possibile fargli fare una simulazione con sostanze appunto pericolose all'interno. Tutto questo insomma crea confusione, ancora una volta le informazioni arrivano in maniera centellinata al cittadino e ancora una volta non abbiamo le idee chiare di quello che accade all'interno dei laboratori. Credo che 700.000 cittadini che bevono l'acqua ogni giorno, che hanno bisogno dell'acqua per ogni attività, abbiano necessità di sapere perfettamente e dobbiamo avere un programma chiaro che ci porti alla messa in sicurezza del nostro acquifero. In questa vicenda la cosa che colpisce maggiormente è la mancanza di comunicazione del trasporto speciale da parte dei laboratori del Gran Sasso alla Regione, alle ASL e agli acquedotti che gestiscono le reti idriche di Teramo e L'Aquila. La domanda è: ma com'è possibile condurre una corretta simulazione senza condividerla con gli altri enti interessati alla sicurezza? È nei progetti dell'amministrazione comunale il recupero del mercato coperto di Piazza Verdi, zona archeologica della città di Teramo. La riqualificazione dovrebbe trasformare il vecchio edificio in una boccheria che funzioni come centro vitale del centro storico. Potrebbe essere una svolta urbanistica e culturale per Teramo e l'intero territorio comunale. La riqualificazione del degradato mercato coperto di Piazza Verdi, da trasformare sullo stile della boccheria di Barcellona o di Milano, potrebbe far cambiare volto alla città. Un progetto di cui si parla da anni, ma che non ha mai avuto né gambe né particolare volontà politica per camminare. Magari neanche soldi. Oggi invece si intravedono possibilità e visioni nuove. Il nostro sogno è che il mercato coperto di Teramo diventi un po' su quello che poi sull'onda di quello che avviene anche in altre città europee, ma anche italiane, un centro, un fulcro vitale della città. E quindi una zona dove oltre al prodotto locale, al prodotto tipico, poi si possa trovare anche offerta ovviamente culturale, offerta di tutto ciò che oggi possa unire quello che è il valore del prodotto appunto locale tipico, ma anche con la cultura, con un centro vitale della città. Con quali mezzi farete questo? Noi abbiamo presentato questo progetto all'interno dell'asse settimo del FESR, che appunto sono fondi indiretti comunitari. Ma lei lo sa che è il sogno proibito di tutti i teramani recuperare il mercato coperto? Appunto, proprio perché è il sogno proibito dei teramani ed è il sogno proibito appunto da teramani, è il sogno proibito anche dell'amministrazione. Fino ad oggi è stato proibito, speriamo che con questi finanziamenti possa essere un sogno realizzabile. E i residenti del quartiere di Santa Maria Bitetto, che subiscono da qualche decennio il disagio del degrado del mercato coperto, sono i primi ad auspicare fortemente che si realizzi questo progetto di recupero. Lo sperano come l'ultima spiaggia per il rilancio di una zona centralissima devastata dall'incuria. Roberto Fagnano è stato riconfermato direttore generale dell'ASL di Teramo per i prossimi 3 anni, un mandato pieno di sfide epocali per la sanità teramana. La nomina è stata decisa dalla giunta regionale convocata d'urgenza dal governatore D'Alfonso. L'avvocato molisano Roberto Fagnano è stato riconfermato a guida dell'ASL di Teramo per i prossimi 3 anni. A deciderlo la giunta regionale convocata in tarda serata dal governatore D'Alfonso al suo rientro da Bruxelles. L'incarico del manager era già scaduto da 11 giorni e lasciare un'azienda sanitaria senza un direttore generale non era davvero più possibile. Un lasso di tempo che ha fatto immaginare ci fossero dubbi sulla riconferma di Fagnano, nonostante i conti in pareggio dell'ASL di Teramo, che si è dimostrata essere l'unica azienda sanitaria virtuosa in Abruzzo. Ora che l'avvocato molisano tornerà nel suo ufficio di circonvallazione Ragusa, ad attenderlo ci saranno però sfide epocali per la sanità teramana. Prime tra tutte la realizzazione dell'ospedale unico provinciale per acuti, che prevede 800 posti letto, e la nomina di 15 primari in reparti fondamentali, dopo la scelta fatta da alcuni di loro di lasciare Teramo e tanti altri andati in pensione. C'è poi la necessità di procedere a completare gli iter già iniziati per le nuove assunzioni e stabilizzazioni, vista la cronica carenza di personale. Accanto a lui resteranno con grande probabilità sia il direttore amministrativo Maurizio Di Giosia, il cui contratto scade a dicembre prossimo, sia la direttrice sanitaria Maria Mattucci, in scadenza nel 2018. Del resto, squadra che vince non si cambia. Con la consegna dei riconoscimenti cala il sipario sulla 22esima edizione del Premio Internazionale per la Fotografia Cinematografica di Venanzo. La cerimonia conclusiva al Teatro Comunale di Teramo si è trasformata in una festa del cinema con tanti ospiti.
Gianni Di Venanzo è il più grande direttore della fotografia di tutti i tempi, lo ha detto Ferran Paredes Rubio sul palco del Teatro Comunale di Teramo, dove gli è stato consegnato l'Esposimetro d'Oro per un film italiano nel corso della cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzato dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Questo è un grande evento per la nostra città, ma io penso per tutta l'Abruzzo e anche per tutta l'Italia, perché è uno dei pochi premi dedicati alla luce del cinema. Diciamo Gianni Venanzo è stato il Caravaggio che ha saputo illuminare tutte le scene, ha fatto i film più belli del dopoguerra che sono passati alla storia, e noi come concittadini ci siamo sentiti in obbligo di onorarlo. Con la consegna dei riconoscimenti cala il sipario su questo importante premio. La cerimonia si è trasformata in una festa del cinema a cui tanti ospiti hanno portato il proprio contributo. Di solito quando uno viaggia ti lascia impressionare dai monumenti, dai bei paesaggi. Ed infatti per me è stato così, ma la cosa più affascinante del mio viaggio in Veneto è stato conoscere Duilio e i suoi amici. Lo incontro una mattina per caso, durante una passeggiata esplorativa, e dopo due chiacchiere scoperta la nostra passione comune per il regno animale, gli propongo di raccontarmi la sua straordinaria storia, che tra un lavoro ed un altro accetta gentilmente di fare. Il giorno dopo, ultimato il mio tour nel paese, ho appuntamento con Duilio, e oggi mi ha promesso che mi farà vedere volare i colombi. Eccoli qua. Che tipi. Madrina della serata, l'attrice Mita Medici, che ha ricordato il suo primo film, Estate, girato a soli 16 anni. Grande protagonista della cerimonia, condotta da Chiara Giallonardo, presentatrice di Linea Verde su Rai 1, è stata l'attrice teramana Maria Grazia Scuccimarra, a cui è bastato un piccolo sketch per scatenare l'entusiasmo del pubblico in sala. Pasquale Rachini, direttore della fotografia cinematografica di tanti film di Pupi Avati, ha ritirato l'Esposimetro d'Oro alla carriera, mentre l'Esposimetro alla memoria di Vaclav Vik è stato consegnato nelle mani dell'attore connazionale Ivan Franek. Prima della consegna degli Esposimetri d'Oro sono stati assegnati due premi speciali. A Nicola Saraval è stata consegnata la targa Peppe Berardini per la categoria Fiction TV per il film televisivo I Fantasmi di Portopalo, mentre la targa speciale della giuria Marco Onorato è stata assegnata a Roberto De Franceschi. Al termine della cerimonia, il presidente dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, Piero Chiarini, e il direttore artistico Sandro Melarangelo, nel ringraziare gli intervenuti, hanno ricordato la storica vocazione culturale della città di Teramo, detta l'Atene del centro Italia, e perorato ancora una volta la causa per il recupero completo del teatro romano. Omaggio al regista Tonino Valeri a Montorio il 28 e il 29 ottobre, tante le iniziative in programma a cura del gruppo di studio istituito ad hoc, tra cui proiezioni, convegni e una pubblicazione dedicata al regista che nacque a Montorio e che qui si innamorò del cinema. È un programma chiaramente iniziale, nel senso che la Proloco ha accolto benevolmente intanto questo omaggio a Tonino Valeri, un impulso partito da cittadini montoriesi che hanno chiaramente sentito la necessità di ricordare un grande regista nato a Montorio al Vomano, che era stato ricordato in altre circostanze nella provincia di Teramo ma mai a Montorio, quindi questa è un'occasione per dare a Cesare quel che è di Cesare. Partiremo sabato 28 con la proiezione del Prezzo del Potere in serata e poi domenica 29 in pomeridiana con I Giorni dell'Ira. Gli interventi dei film saranno anticipati chiaramente da un'analisi critica condotta da Leonardo Persia
E poi nel 2018 ci saranno altre celebrazioni che concluderemo con una sorpresa che non possiamo anticipare perché stiamo aspettando delle risposte istituzionali importanti. È stato un esponente massimo nel suo campo, quello dei spaghetti western, nella regia, quindi è chiaro che per noi diventa importante omaggiarlo e soprattutto ricentralizzarlo a Montorio, perché Tonino Valeri è nato a Montorio, ma soprattutto a Montorio ha cresciuto il suo amore per il cinema. Infatti lui in un primo periodo che viveva a Montorio, poi si spostò a Campli, però tornava la domenica dai nonni per trovarli e si scappava al cinema moderno, l'attuale sala civica di Montorio al Vomano, per infilarsi nella cabina di regia e vedere quello che faceva il professionista. Quindi diciamo che lì è nata il suo amore, riconosciuto da lui stesso direttamente a Pietro Serrani, che sarà uno dei curatori di questi omaggi. E quindi come montoriesi e come amministrazione in questo caso ci piace ricentralizzare la figura di Tonino Valeri, perché è importante secondo me che lui abbia comunque iniziato in certo qual modo il suo amore per il cinema nella cittadina montoriese. Grazie di averci seguito, vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consofrom. Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che si possono cogliere diventando un operatore socio-sanitario. Grazie e buona serata a tutti.